particolare, certificata dal gruppo di ricerca italiano sulla medianità di Sinesio, Tressoldi e Liberale, l'unico organismo in Italia che valuta le capacità dei medium, anche se poi i test si limitano soltanto ai contatti con i defunti. Letizia, tuttavia, studiata da Silvio Ravaldini, noto ricercatore nel campo del paranormale, è molto di più. Ne sono testimonianza le numerose pubblicazioni dei suoi colloqui con lo spirito guida di altissimo livello culturale. In questo video ci dà la sua versione sulla medianità e la sua evoluzione. Fin dalla notte dei tempi, l'uomo ha sempre ricercato qualcosa che va oltre la realtà materiale del mondo fisico in cui vive, opera e fa esperienza attraverso i suoi sensi fisici. Il ricordo delle sue origini spirituali lo porta a ricercare il senso di una vita che sente ostile e talvolta estranea alla sua autentica natura. Il desiderio di contattare il suo mondo lo ha sempre portato sulla strada di quello che noi esseri umani chiamiamo spiritualità. Nonostante ciò che si crede, non si tratta di attingere a dati attraverso le leggi e i settori della conoscenza umana, come noi la intendiamo, bensì di risalire ai principi universali entro i quali tutto è contemplato da un ente creatore perfetto e infinito. Nella realtà, l'esistente si dipana in due direzioni: spirito e materia, che sono presenti dentro di noi. L'uno, lo spirito, come individualità intelligente ed eterna, l'altra, il corpo, come aspetto limitato e transeunte, che permette allo spirito di sperimentare la materia, il cui attraversamento avviene scrutando e valutando l'esperienza dello stesso corpo. In altre parole, dentro di noi convivono due individualità: la psiche dell'anima, ossia lo spirito che si avvale dell'anima per esplorare la materia, e la psiche del corpo che si esprime attraverso la mente. Che cos'è dunque la medianità? Non è altro che la possibilità di tradurre con la mente i segnali che vengono dallo spirito. Naturalmente non è un lavoro semplice, in quanto queste due individualità parlano lingue diverse, direi proprio antitetiche. Lo spirito è sintonizzato nella legge universale, al di fuori dello spazio-tempo, mentre la psiche del corpo si esprime secondo la legge umana negli opposti, la cosiddetta dualità, totalmente strutturata nei condizionamenti ambientali nei quali è vissuta. Si tratta dunque di tradurre una comunicazione che proviene da un'idea in un linguaggio formale per farlo comprendere alla mente. La vita materiale e quella spirituale sono completamente diverse. Se così non fosse, non avrebbe senso la morte, che non è altro che un cambiamento di stato per lo spirito, che peraltro rimane identico a prima nella sua condizione evolutiva, ma che subisce un'inevitabile trasformazione nel passaggio a una vita completamente diversa. Tutte le comunicazioni che noi stiamo raccogliendo attraverso questi canali medianici di tipo intellettivo, rarissimi, hanno una prerogativa che è quella dell'ampliamento della conoscenza, perché ci si evolve non soltanto assistendo a dei fenomeni strabilianti, come nel caso delle manifestazioni medianiche di tipo fisico, apporti, asporti, materializzazioni, eccetera, ma si procede nella strada evolutiva della conoscenza, appunto con l'accesso a queste verità, che sono verità che si raccordano con le nostre, ma hanno un grande e importantissimo particolare. Queste verità non vengono dal nostro mondo, ma provengono da anime che nella maggior parte dei casi hanno percorso tante vite e che hanno comunque fatto una strada molto lunga. Vengono da molto lontano e ci portano la loro parola. Possiamo dunque sottolineare un aspetto importante nella storia della medianità, ossia che essa si evolve di pari passo con l'essere umano, ovvero con il suo spirito.
partendo dalla medianità ad effetti fisici, tipica del XIX secolo, fino a quella intellettiva del Novecento, per arrivare ai giorni nostri, posso ipotizzare che la medianità del futuro sarà destinata a un uomo diverso, che ricercherà lo spirito dentro se stesso, anziché portarlo a un fenomeno da valutare ed esaminare con mezzi e strumenti materiali. Eccoci qui, finalmente, dopo questa introduzione video, finalmente possiamo conoscere dal vivo Letizia Dotti, la nostra medium, il nostro tramite con il portale che ci porta in un'altra dimensione. Ciao Letizia, come stai? Ciao, sto bene, direi bene, molto bene. Bene, tu bene? Sì, sì. Allora salutiamo i nostri amici all'ascolto, salutiamo il nostro regista Enrico e finalmente possiamo parlare dei nostri argomenti. Noi parliamo di nuova medianità, ma prima di parlare di nuova medianità, mi spieghi un attimo, Letizia, che cos'è effettivamente la medianità? Ecco, la medianità, dopo anni di ricerca, sono arrivata alla conclusione che è la traduzione della voce, che in realtà non è una voce ma è un pensiero, dello spirito con la mente, perché lo spirito è dentro di noi, fa parte di noi, è un'individualità pensante. E nello stesso tempo anche la mente è l'altra individualità che possediamo, e noi spiritualisti spesso sentiamo una vocina che non sappiamo decifrare, quella che comunemente si chiama la vocina della coscienza, e poterla decifrare e tradurla con la mente è veramente appunto l'espressione della medianità. Perché la medianità è proprio la traduzione del nostro stesso spirito, perché lo spirito è un'individualità pensante, intelligente, un esistente ed è dentro di noi, ognuno di noi possiede uno spirito. E nel mio percorso ho attraversato diverse fasi, penso come tutti i ricercatori spirituali, però sono partita già da questo tipo di medianità che io ora definisco la nuova medianità, proprio fin dai primordi della mia esperienza, perché io sono partita da una ricerca. La mia è stata una ricerca esistenziale vera e propria per conoscermi, per capirmi, per poter dare risposte a delle domande che mi torturavano fin da quando ero molto piccola, da bambina, e in pratica che cos'ero, cosa ci facevo qui, che senso aveva la mia vita, e queste risposte dapprima me le sono date leggendo messaggi di alto livello intellettivo, cioè di medium. Diciamo, i due circoli medianici del secolo scorso, il Cerchio Firenze 77 e il CIP di Napoli, dove c'erano due grandissimi medium che avevano una transmedianica. Di ricordiamoli, sono Roberto Setti del Circolo 77 di Firenze, sì, e Corrado Piancastelli del Centro Italiano di Parapsicologia di Napoli. Sì, sì. Dunque, attraverso questi due medium potentissimi si manifestavano dei veri e propri maestri che hanno dato degli insegnamenti importantissimi, esistenziali, hanno parlato dei misteri della vita, hanno parlato della morte, della nascita, della reincarnazione, della legge dell'evoluzione, quindi delle leggi universali in generale. Come realizzavano questi due grandi medium? Cioè dei veri spiriti di guida o spiriti di maestri? Allora, canalizzavano, dunque, Corrado Piancastelli presso il CIP di Napoli canalizzava l'entità che era il suo spirito guida, e Roberto Setti canalizzava dei maestri.
Maestro Andrea era quello di Maestro Andrea, il maestro sì. Andrea, l'entità, mentre Roberto Setti canalizzava più entità, e tra cui c'erano dei veri e propri maestri, come per esempio nel caso di Kempis, altre entità, altri maestri e qualche, diciamo, una guida di tipo fisico. C'era anche tra tutte le guide che, diciamo, si manifestavano. Cosa intendi di tipo fisico, Letizia? Allora, di tipo fisico perché, diciamo che Roberto Setti aveva anche delle manifestazioni di materializzazione, quindi fenomeniche. A differenza di Corrado Piancastelli, che all'inizio aveva una medianità poderosa ad effetti fisici, ma poi il tutto è scemato e si è manifestato sempre il maestro Andrea con una medianità di tipo intellettiva, cioè quindi con messaggi, solamente messaggi di tipo intellettivo. Mentre invece presso il Circolo Medianico Cerchio Firenze con Roberto Setti c'erano delle materializzazioni e delle smaterializzazioni di oggetti, quindi un po' simili alla medianità di Roll, ecco, tanto per intenderci, quella che noi chiamiamo la medianità ad effetti fisici, che peraltro è una medianità che ormai sta scomparendo, perché nel secolo scorso c'è stato questo circolo medianico, il Cerchio Firenze, in cui c'era ancora questo tipo di manifestazione, c'è stato il grande Roll, però poi al di là di questi sensitivi la medianità si è sempre più evoluta nel senso di intellettivo, quindi manifestazioni diciamo senza la trance ad incorporazione, come nel mio caso, e in cui si arrivano dei veri e propri messaggi. Io poi ho cominciato scrivendo, quindi sono nata come medium scrivente, dei veri e propri messaggi di tipo intellettivo. Quindi ho conosciuto Silvio Ravaldini, che è stato un grandissimo esperto di medianità del secolo scorso, proprio per aver sperimentato personalmente le più grandi medianità del secolo scorso, partendo appunto dai due circoli medianici che abbiamo appena menzionato, ma anche da altre grandi medianità come Demofilo Fidani e altri medium importanti del secolo scorso, e appunto ha studiato anche me, e da prima è rimasto veramente piuttosto scettico su come si manifestasse la mia medianità, perché proprio ti parlo con le sue parole, lui non capiva, non avendo io la trance, non cambiando voce e rimanendo più o meno vigile, non capiva che tipo di medianità io avessi. E poi, dopo una sperimentazione... Devo dire, se ti interrompo... Dimmi. Sei un po' come l'interprete simultanea, in realtà. Bravissimo, esatto. Io avevo la sensazione... Io avevo sempre avuto questa sensazione di essere come una traduttrice, però non riuscivo nemmeno io a capire, perché anch'io non avevo l'esperienza che aveva lui. E tra l'altro poi nei primi anni della mia sperimentazione pensavo proprio di essere matta, di non essere neanche in me. E invece poi lui ha capito che io avevo una medianità che lui ha proprio definito di traduzione dall'anima. Quindi a me arrivano messaggi, input, come pensieri, idee, che io traduco con la mia voce e con il mio linguaggio. Anche vibrazioni, direi, no? Perché chiaramente, non avendo dall'altra parte lo spirito più il... E gli apparati fonatori non è che possono esprimersi a parole, sì, no? Sì, quindi diciamo con pensiero possono esprimersi con pensieri, immagini, sì, ma anche sì, vibrazioni possono essere, no? Sì, una volta ma detto... io non ho la percezione, una percezione a livello fisico, io semplicemente, come dicevi tu prima, che è proprio, diciamo, il primo aspetto che si coglie e che ho colto anch'io stessa, di tradurre simultaneamente un pensiero in un linguaggio.
ho proprio questa sensazione, perché mi arrivano appunto degli input, dei pensieri, delle idee. Infatti, a volte mi arrivano addirittura delle parole, ma più raramente direi, invece più spesso mi arrivano le idee e poi io le traduco con le mie parole, con il mio linguaggio, perché in realtà il linguaggio unito all'apparato fonatorio fa parte della mente, del mentale, quindi di quello che i maestri hanno definito la psiche del corpo, cioè l'aspetto materiale della nostra individualità, proprio appunto partendo dal presupposto che siamo due individualità in una, perché abbiamo la psiche dell'anima, cioè lo spirito che abbiamo tutti, e la psiche del corpo, cioè la mente. Leggo. Senti, ma esatto. Fammi essere un attimo un avvocato del diavolo, tanto per far capire, certo. Se mi permetti, ma sai che ti voglio bene, quindi non ti farò mai domande complicatissime. No, ma come fai a capire effettivamente, o meglio, come hai fatto a capire tu e anche Ravaldini che tutte le tue risposte, chiamiamole così, non derivavano dal tuo psichismo, ma effettivamente era qualcosa di estraneo a te? Sì, allora, dalle prove, perché praticamente un medium si deve sempre analizzare e, come diceva anche Silvio, si deve sperimentare. E anche i grandi medium del secolo scorso, come Roberto Setti e Corrado Piancastelli, si sono fatti sperimentare sempre, perché il medium non deve sapere nulla e deve dire tutto lui. Quindi abbiamo proprio cominciato a fare degli esperimenti contattando lo spirito guida mio e lo spirito guida suo, e lo spirito guida suo diceva di lui, parlava di lui di tutta la sua vita come se lo conoscesse da sempre. Io non sapevo nulla della sua vita. Tieni presente che quando io ho incontrato Silvio Ravaldini aveva 86 anni. Ha avuto una vita, lui era una personalità molto schiva, però aveva diretto la biblioteca Bozzano de Boni, che è la seconda in Europa, in cui ci sono volumi, più di 17.000 volumi di ricerca psichica, di medianità, di tutti questi argomenti. E lui stesso era un grandissimo studioso, perché fin da bambino in casa sua si era manifestato un medium con degli effetti fisici incredibili, Urbino Fontanelli, questo medium si chiamava, e per 16 anni aveva tenuto delle sedute in casa sua con degli effetti veramente strabilianti, perché ti dirò solamente qualche aspetto, diciamo, di queste manifestazioni. C'erano state addirittura nei primi anni delle vere e proprie materializzazioni di entità, quindi dei veri e propri fantasmi, ecco, chiamiamoli così, anche se è un termine che non mi piace, però è per farci capire, perché erano degli esseri umani a vederli, tra cui mi ricordo che mi raccontava il musicista Wagner, no? Wagner, che addirittura si era manifestato con il suo corpo fisico e con il basco in testa che lui usava portare durante la sua vita, e addirittura in una delle che suonava il pianoforte, proprio teneva dei concerti e suonava il pianoforte in presenza dei partecipanti alle sedute, ovviamente poi si smaterializzava, però si materializzava e durante la materializzazione dava spettacolo, quindi diciamo che era veramente un fenomeno eccezionale, no? Nella storia della medianità. Non che non avesse uguali, perché nell'Ottocento ci sono stati grandissimi medium ad effetti fisici, tra cui per esempio c'erano state le materializzazioni di Cathy King, no? Cioè era un fantasma che attraverso un medium, mi sembra che fosse Om, addirittura Katie giocava con i bambini che erano presenti alla seduta e gli raccontava le storie, quindi delle cose veramente incredibili. Quando Silvio mi raccontava queste cose inizialmente stentavo veramente a credere, però soltanto una persona, cioè diciamo la mia fiducia che io riponevo in lui, perché era una persona con un'esperienza veramente ormai decennale e straordinaria,
credevo poi effettivamente a tutto quello che mi diceva, che poi lui ha scritto anche per tanti anni su Luce e Ombra, e lui era anche uno scrittore, ha scritto anche dei libri, ha scritto poi anche con me 3 libri in quei 4 anni in cui è durata la nostra sperimentazione. E diciamo che appunto, ritornando ai fenomeni fisici di Urbino Fontanelli, si manifestava un altro fenomeno straordinario nella storia della medianità, la voce diretta. La voce diretta è un altro fenomeno che ben pochi, pochissimi medium hanno prodotto, e lui produceva questa voce. Tra l'altro era una voce autentica, era veramente la voce che possedevano le anime quando, prima del trapasso, quando ancora erano viventi. Quindi lui era abituato, diciamo, a una medianità diversa dalla mia, perché poi ad Urbino Fontanelli sono succedute le 2 esperienze importanti che ti dicevo prima, che ha fatto con Roberto Setti presso il Cerchio Firenze e con Piancastelli presso il CIP di Napoli, a cui partecipava. Lui ha partecipato per anni alle sedute del CIP di Napoli ed era il diffusore di queste sedute, che lui praticamente presso la redazione di Bologna riceveva e faceva tutto questo lavoro di sbobinatura, perché incidevano su un nastro la voce di questo maestro poderoso e anche la trascrizione, no, di tutto questo. E per anni hanno mandato hanno diffuso in Italia una rubrica, si chiamava, diciamo, CDA, cioè Comunicazioni di A, del maestro Andrea. E guarda caso, io sono stata per decenni abbonata a queste comunicazioni, perché poi, dopo aver letto il Cerchio Firenze, devo dire che il maestro Andrea è stato il mio maestro, perché io al tempo non avevo nulla, non avevo alcuna manifestazione. Quindi diciamo che la mia medianità si è sviluppata sulle basi di questi messaggi, di questa messaggistica di altissimo livello, che dava proprio spiegazioni a tutte, diciamo, le problematiche esistenziali che l'uomo si pone fin dalla notte dei tempi. E poi io dopo ho iniziato ad avere delle manifestazioni, ma diciamo che sono nata proprio come ricercatrice, non certo come medium, perché non avevo nulla, non avevo nessuna manifestazione. Ok, volevo dirti, a proposito, sì, di questi grandi medium del passato, mettiamoci, sì, anche Eusapia Palladino, che era stata studiata, sì, dai coniugi Curie, no? Però, anche dall'Ombroso. Anche dall'Ombroso, certo. Sì. Però sta di fatto che si sono levate molte accuse nei suoi confronti anche di, sì, di frode. Sì, tanto è, sì, vero che è da lì che poi nasce il fatto che determinati medium, diciamo, di carattere fisico non, sì, dovrebbero essere studiati da scienziati, perché gli scienziati sono persone, sì, che possono essere comunque, sì, anche prese in giro, ma è venuta fuori l'idea, tirata fuori poi da Piero Angela, te lo ricorderai, sì, molto bene, certo, di utilizzare il prestigiatore, perché il, sì, prestigiatore è a conoscenza di vari trucchi e quindi è difficile che possa essere preso in giro. Ora, sì, sì, è vero o no questo del fatto che determinati medium fisici potevano ricorrere anche a questi, come dire, a questi espedienti poco, poco chiari? Sì, io concordo perfettamente con il tuo discorso, perché la scienza, diciamo che produce per indagini, come dire, di laboratorio, cioè tutto quello che posso sperimentare è vero, quello che non possiamo sperimentare non è vero. E questi fenomeni ed effetti fisici potrebbero essere riprodotti anche attraverso una prestigitizzazione particolare, quindi
penso che siano fenomeni effettivamente riproducibili. Però nel caso delle personalità medianiche di cui parlavamo prima, come per esempio Roberto Setti o anche Gustavo Roll, non credo assolutamente che ci fosse questo genere di trucco, perché comunque lì c'era sicuramente la possibilità da parte del sensitivo di manipolare la materia con l'intermediazione di spiriti evoluti. Di questo io ne sarei assolutamente certa. Logicamente, poi io parlo secondo il mio percorso, la mia esperienza. Ma quello che invece è successo a me e le prove che io potevo dare, non essendo prove di effetti, ad effetti fisici, perché io non potevo materializzare nulla, ho dato veramente prove di identificazione, cioè nel momento in cui queste anime, questi spiriti comunicavano con noi, davano tantissime prove di identità della loro vita umana. E quindi, per esempio, con Silvio, prima di passare al colloquio con i personaggi, perché abbiamo fatto anche il colloquio con i personaggi, prendevamo dei personaggi più o meno famosi della storia e li intervistavamo. Abbiamo intervistato tutte le anime che lui, cioè tutte le persone che erano trapassate, ma che al tempo erano persone fisiche, che lui aveva conosciuto. Quindi a partire dalle sue amicizie più care e anche dai suoi familiari, la mamma, il papà, i nonni, anche tantissimi personaggi che avevano collaborato con lui e nel suo percorso di conoscenza della medianità. In primis Gastone De Boni, perché Gastone De Boni era un grandissimo esperto, era un medico di Verona, che aveva ereditato la biblioteca di Ernesto Bozzano, altro esperto di medianità, vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. E Silvio aveva ereditato tutta la biblioteca di Bozzano e di De Boni, che la biblioteca era passata da Bozzano a De Boni e poi a Silvio. Quindi, in pratica, quando abbiamo iniziato la nostra sperimentazione, abbiamo comunicato con queste persone, tra cui Gastone, e queste persone davano delle prove incredibili, precisissime di identità, da convincere, devo fare un piccolo inciso, non si è convinto subito, perché era una persona molto diffidente, soprattutto in questo campo, da convincere dell'autenticità di quello che arrivava, no? Quindi poi da lì siamo passati ad intervistare anche dei personaggi i quali parlavano della loro vita e dicevano cose che poi abbiamo riscontrato essere vere. Quindi la sperimentazione nel mio caso non è stato altro che un riscontro di quello che dicevo. Cioè io non mi documentavo perché non sapevo nulla, perché ancora attualmente i personaggi li chiamiamo, ma io non devo mai sapere chi viene chiamato, perché ci devo arrivare io, quindi il personaggio si presenta e si presenta fin da quando era bambino, quindi con tantissime prove di identità che poi lo fanno riconoscere in maniera perfetta, nel senso che poi alla fine tu dici: ah sì, siamo veramente in contatto con lui. Allora poi io a quel punto vengo a sapere chi è, ma io non lo devo mai sapere prima, nel senso che il medium non deve mai sapere nulla. L'altro aspetto è che sono partita come medium individuale, diciamo che mi interpellavano delle persone di cui non conoscevo neanche il nome, parlavo per 2 ore e gli dicevo tutto come se li conoscessi da una vita. Poi a un certo punto, diciamo dopo 2 o 3 anni che ho cominciato a comunicare con il mio spirito guida, perché è da lì che sono partita,
si sono presentate le anime che io vedo fisicamente, come cioè, vedo nelle loro sembianze anche fisiche e poi caratteriali, con tantissimi segni di riconoscimento. Quindi ecco che a questo punto si danno le prove che nulla può venire da me perché non conosco nessuno. Ok, perfetto. Allora, però specifichiamo un attimo una cosa. Sì. Tu, tra l'altro, sei laureata in giurisprudenza, sei stata insegnante di diritto costituzionale nelle scuole, no? Sì, sì. Scuola, quindi sei un personaggio razionale, cioè non c'è dubbio. Sì, assolutamente, sì. Da questo punto di vista non ti scappa, sì. No? Tu qua hai cominciato quindi a interessarti di questo campo spirituale, chiamiamolo così, dal punto di vista come ricercatrice. Sì, quando è per te scattato invece il medium? Ecco, allora guarda, in seguito al trapasso di mio papà, che era una persona, era un grandissimo punto di riferimento nella mia vita e una persona a me affine, a cui ero molto, veramente molto legata, e quindi in seguito, diciamo, a questo evento traumatico, perché sicuramente è stato un evento traumatico, una separazione importante, ho cominciato ad avere dei segnali. Diciamo che il primo era quello di andare a ricercare, quindi andavo a cercare i medium, appena sentivo che esisteva un medium mi mettevo in contatto, giravo, mi muovevo per vedere di trovare il modo anche di avere un contatto proprio con mio papà, un messaggio. Non ho trovato tanto in questo mio peregrinare, devo dire, ma non ho neanche dovuto aspettare tanto, perché nel giro di 2 anni, dopo il suo trapasso, ho cominciato ad avere delle manifestazioni un po' strane, proprio del tipo che avevo come una luce che mi seguiva. Nel momento in cui io mi trovavo con la luce elettrica accesa, quindi in una camera da letto, in un ambiente, tanto per dirti, no, una curiosità, mi succedeva anche a scuola delle volte, quando c'era il neon acceso, vedevo che il neon lampeggiava e incominciava a lampeggiare questa luce. E allora dicevo, ma strano, perché la luce non ha nulla, poi mi succedeva dappertutto, e mi ricordo una volta mi successe addirittura dal dentista, cosa che mi fece veramente pensare, no? Perché dal dentista c'è quella specie di lampada che ti mettono per vedere bene, visualizzare bene il cavo orale, e c'era questa luce e anche quella vibrava. E quindi proprio, diciamo che erano manifestazioni un po' fisiche, perché non avevo niente, ma niente di niente. E poi a un certo punto, in seguito all'incontro con una sensitiva, che era più una pranoterapeuta, perché avevo veramente bisogno anche di essere trattata, curata, perché avevo veramente tantissimi blocchi psicologici al tempo, ansia, depressione, eccetera, lei mi disse: guarda, se tu dominerai questo tuo stato ansiogeno, questa tua emotività, hai delle capacità di sensitiva notevolissime, però non le potrai sviluppare finché non ti calmerai, cioè finché non sarai più tranquilla, perché non, la tua ansia non ti permette di portarle, diciamo, in rilievo. E così è stato, perché nel giro di un anno, quindi ti dico proprio è stato un periodo piuttosto breve, ho cominciato a scrivere, e pensavo di scrivere cose che sapevo, perché avevo letto veramente tanti di quei libri che secondo me equivalgono veramente a un'enciclopedia, perché tra aver letto libri un po' di tutti i tipi quando sono partita e tutti, diciamo, la messaggistica dei maestri, quindi fa conto che l'entità deve aver trasmesso qualcosa come più di 20.000 pagine, quindi tu immaginati quanta roba avevo già letto. Ho detto, ma qui è roba, non è farina, questa qui è farina del mio sacco, nel senso che queste cose qui le ho sentite e io le vado a riprodurre. Io non pensavo che a un certo punto nella mia scrittura si sarebbe presentato un essere che ha detto: sono il tuo spirito guida. Non avrei mai immaginato, infatti quando si è presentato io ho detto: ma quale spirito guida? Io sono veramente matta, cioè
qui non c'è spirito guida che tenga, perché è impossibile che io possa scrivere. E poi da lì ho cominciato a sperimentarlo da sola, perché inizialmente l'ho fatto da sola. Ho cominciato a sperimentare questo essere che comunicava dentro di me e alle volte mi prendeva veramente in giro, perché ti posso assicurare che non è lo spirito guida non è tanto comodo, nel senso che mi vedeva come ero, era come un alter ego, era come una sorta di maestro, ma spesso sentivo la critica, era una critica paterna, una critica buona, pacata, ma era una critica, no? Quindi a un certo punto questo spirito guida si è presentato come un terapeuta di altri tempi e mi ha aiutato a crescere. Quindi io sono cresciuta, sono evoluta nel tempo, negli anni, con la sua voce, cioè aiutata da lui. Quindi lui mi ha indotto una sorta di meditazione attiva, la chiama così, perché dopo tanti anni ha spiegato la sua dottrina. La sua dottrina era chiusa nel mio penultimo libro, prima di scrivere i due libri con te, e questo qui è stato l'ultimo, che si chiama Il Sublime Equilibrio. In questo libro c'è la sua dottrina per crescere, per evolvere, e parte dalle basi di chi siamo e di come siamo fatti, quindi dall'individualità integrata, cioè dal fatto che noi siamo una psiche, siamo anche un'anima, uno spirito. Scusa, Letizia, questi libri di cui parli, sì, sono in vendita o come possono? Sì, cioè, no? Allora, i miei libri, a parte i primi tre che sono stati pubblicati, i primi due sono stati pubblicati dalle Edizioni Mediterranee, le altri sono autopubblicati, però li vendiamo come Circolo Arcobaleno, li vende la mia segretaria Rita, che tu conosci bene. Salutiamo Rita, salutiamola. Certo, volentieri. E quindi li vendiamo noi, diciamo, a un pubblico che è un pubblico di nicchia, ma è il pubblico che segue me, perché le persone che mi conoscono attraverso la sperimentazione diretta che hanno con me. Cioè nessuno dice, ah, tu sei una medium, e lo prende per vero. Io do la prova, perché faccio le sedute individuali, i contatti individuali, che sono dei veri e propri contatti di crescita individuale. Quindi le persone che si rivolgono a me non si rivolgono tanto per comunicare con i trapassati, quanto per comunicare con se stessi e il loro spirito guida. Quindi per capire come possono crescere, come possono... Quindi è una voce importante, proficua nell'evoluzione e un importante fonte di orientamento nella vita. Questo me lo dicono le persone, ma ti posso assicurare che sono partita prima io, quindi io lo conosco bene, perché è stato lui che mi ha fatto uscire dal tunnel della depressione, dell'ansia, eccetera. È stato lui, con i suoi consigli, con la sua pazienza, no? Di starmi vicino e di aiutarmi ad evolvere. E lo stesso percorso lo fa con tutti coloro che si rivolgono a lui. Logicamente io, quando faccio la lettura, mi collego allo spirito guida della persona. Certo, volevo chiederti, a proposito del tuo spirito guida, sì. Tu hai detto che era un antico terapeuta. Hai avuto qualche altra notizia? Aveva un nome? Allora, a partire ancora proprio dai messaggi dei maestri di cui ti parlavo prima, le entità evolute, gli spiriti evoluti sono molto, diciamo, restii a dare nomi umani, perché ovviamente devono passarci il messaggio che lo spirito non ha un sesso, non ha un nome, non ha un'anagrafe, perché lo spirito è un'individualità eterna, è quello che chiaramente è dentro noi tutti, no? Quindi un nome potrebbe coincidere, per esempio, con il nome che avevano nell'ultima vita, però ti devo dire che io non ho mai avuto curiosità di chiedere questa cosa, anche perché il mio spirito guida mi ha sempre detto: non ha importanza, tutte queste cose umane non hanno importanza. Tu devi giudicare me dal mio messaggio.
e da quanto è utile nella tua vita. E la stessa cosa quindi fa con altri. Poi ci sono le persone un pochino più curiose che chiedono il nome, ma più che altro la loro curiosità viene appagata quando intervengono le anime dei trapassati, perché le anime dei trapassati si presentano magari anche con il nome che avevano, ma in realtà questo nome ha ben poca importanza, perché dopo il trapasso c'è un cambiamento notevolissimo della personalità individuale. Nel senso che il trapasso fa cadere la psiche del corpo e la mente. La mente e la psiche del corpo muoiono con il cervello. Quello che rimane è lo spirito, il quale ricorda certamente tutta la sua vita, anche negli episodi più specifici, ecco che danno i segnali di riferimento, che sono loro, perché ti dicono delle cose che li fanno riconoscere pienamente. Però quello che il messaggio che io ho sempre sentito di dover dare anche alle persone, di non identificare la loro anima e il loro spirito con la loro persona umana, perché è una falsificazione. Nel senso che anche lo spirito di evoluzione più scarsa perde la mente. Quindi rimane uno spirito e la vita dello spirito è una vita diversa. Dopo è logico che in base all'evoluzione potranno formalizzare dei pensieri, potranno vedere delle case, potranno vedere degli oggetti, ma in realtà cioè questi oggetti o queste cose materiali non sono altro che l'espressione di un pensiero che ovviamente è un pensiero superabile con l'evoluzione, perché cambiamo continuamente, cambiamo anche come esseri umani, ma figuriamoci quando non possediamo più il corpo. Lo spirito per lo spirito il corpo è una vera e propria prigione, quindi nel momento in cui noi perdiamo questa prigione, questo apparato corporeo, mentale, lo spirito è libero e diventa veramente tutt'altra cosa. Quindi anche nel momento in cui si manifestano le anime, pur dando dei segnali precisi che emergono come ricordi impressi nella psiche dell'anima, perché comunque l'anima è di natura materiale e quindi questi ricordi rimangono impressi, non sono più quelli, ma lo sanno anche che non sono più quelli. Ecco qui, fermati un attimo Letizia, perché già stai dicendo una cosa che molti non sanno. Cioè che quando noi parliamo di anima e di spirito sono due entità diverse. Sì, no? Sono due entità diverse. Tu hai detto che l'anima ha ancora, diciamo, un fondo di materialità, è un organismo bioelettrico, diremmo, no? Sì. Lo spirito è totalmente spirituale e non può confondersi con la materialità. Sì. Ecco perché l'anima è un tramite l'anima. Direi che è una pellicola, come dicono appunto i nostri amici dall'altra parte, una lastra sulla quale vengono incisi gli eventi principali delle nostre vite, vero? Sì, certo. Ecco, adesso noi parleremo di anima e spirito come se fosse una cosa sola, ma nella realtà sostanzialmente sono due cose diverse. Sì, anche perché una è eterna, l'altra no, l'anima non è eterna, è lo spirito che è eterno. Quindi l'anima a un certo punto, alla fine di questa ruota incarnativa, la perdiamo e continuiamo la nostra vita di spiriti. Quindi l'anima è proprio veramente un referente, un tramite di natura materiale, così come la mente è un altro tramite, perché io non potrei tradurre lo spirito senza il linguaggio, perché altrimenti non ci capiremmo. Quindi è comunque sempre una comunicazione riduttiva, perché non tutta la vita spirituale può essere comunicata attraverso un linguaggio, perché il linguaggio è umano, quindi è limitato. Chiaro. Per cui noi possiamo capire e tradurre solo quello che la nostra evoluzione ci permette di tradurre. Se io adesso traduco dei maestri, ma se io avessi volessi tradurre delle personalità medianiche ancora più elevate come evoluzione, ecco lì che non potrei più tradurle, perché non troverei più il linguaggio, perché non ce l'ho.
Quindi è logico che il linguaggio è sempre Ecco, un fammi capire una tramite. cosa, cioè in questo caso tu mi stai dicendo che spiriti estremamente elevati è difficile riuscire a diventarne tramite, quindi è difficile riuscire in qualche modo ad essere medium e tramite di una figura, per esempio, come quella di Gesù Cristo. Adesso io non so che evoluzione possa avere un Gesù Cristo, però sicuramente già noi, pur con la nostra evoluzione, non riusciamo a tradurre tutto. Tant'è che a un certo punto, quando loro comunicano, a un certo punto si fermano. Però io ho ricevuto, tu hai letto la trilogia dell'universo, comunicazioni, spiegazioni assolutamente di alto livello, perché si Sicuramente. vede ed è inevitabile che provengano da anime, da spiriti di un'evoluzione eccelsa. Sicuramente queste cose io non le posso conoscere, però probabilmente si sono avvalsi del mio linguaggio e della mia preparazione culturale evolutiva, che forse può darsi che possa permettere la possibilità di tradurre questo tipo di concetti, perché altrimenti io non ce la farei a tradurli. Quindi può essere anche che, dico io, che sia l'evoluzione del mio spirito che lo permette, perché logicamente qui è una comunicazione tra spirito e spirito. Poi dopo c'è la traduzione attraverso la mente, però io ricevo direttamente il pensiero dello spirito. Quindi il Sicuramente. medium dovrebbe essere, come ci dicono i maestri, dovrebbe essere più o meno di livello evolutivo simile allo spirito comunicante, perché altrimenti non può ricevere. È una prova provata è esattamente sulla nostra sperimentazione diretta, cioè nel Sì. senso, nei nostri due libri, uno l'abbiamo già scritto, l'altro lo stiamo Sì. Sì. scrivendo, il primo è aiutami, Il stavo primo dialogo è Dialogo con l'infinito. con l'infinito in cui io intervisto, grazie al tuo tramite, una serie di grandi trapassati, no? Che Sì, va certo, personaggi. Giordano Bruno a Sì. Tesla, Sì. a Anche lo stesso Roll abbiamo intervistato, se non è. Roll, Sì. adesso non mi ricordo, Peter Colosimo, Margherita Sì, Hack, sì, Franco Battiato, sì. Sì, Fellini. ma anche Margherita Hack, per esempio, che era una persona atea, no, durante la vita, però abbiamo scoperto essere stata uno spirito molto evoluto. Esattamente, e il suo progetto di vita era proprio quella di essere atea. Ma al di là di questo, quello che volevo dire, invece nel libro che stiamo scrivendo adesso, che Sì. Sì. i maestri spirituali ci parlano, il livello è completamente diverso. Sì, Il livello perché delle risposte, io sto dicendo, a sì. domande che possono essere anche banali, perché chiaramente derivando da me, essendo ancora allo stato materiale del corpo fisico, le mie domande erano soprattutto umane, ecco. Sì, ma anche le mie, nel senso che comunque le nostre domande sono umane, però poi le risposte È chiaro? fanno trasparire un'evoluzione che magari sicuramente io le risposte non me ne posso dare da sola, ecco, questo sicuramente. E quindi diciamo che sono già delle risposte di un livello, direi, medio-alto e che ci fanno capire e che ci danno delle risposte sui misteri dell'universo, quindi la vita, la morte, la reincarnazione, la legge dell'evoluzione. Quello che è importantissimo nell'esercitare anche la medianità è essere a conoscenza di un termine che non so se tu nel tuo percorso di sperimentatore l'hai mai incontrato, però io nelle medianità che conosco, e parliamo anche di medianità di un certo livello, non sento mai parlare di evoluzione. E invece l'evoluzione è il termine cardine della conoscenza del mondo spirituale. Sono completamente d'accordo con te, è la base fondamentale, La base, la base, è il fondamento totale della situazione, sì. com'è l'evoluzione anche dal punto di vista umano, perché chiaramente perché Sì, siamo qui, no? Noi abbiamo detto sempre che la vita è un palcoscenico, no? Nel quale noi, ciascuno di noi, interpreta un ruolo che può essere farsesco, che può essere di certo. commediante, che può essere anche di tragedia, ma sempre per uno scopo, quello dell'evoluzione.
Sì, certo, quindi l'evoluzione, se vogliamo, magari in maniera un po' diversa, ma c'è anche qui, perché noi, scusa, noi non siamo le stesse persone di quando avevamo 20 anni, No, no, quindi sì. anche dentro di noi c'è stata, parlo proprio dal punto di vista umano, psicologico, un'evoluzione. No? Invece la medianità dei giorni nostri sembra non conoscere, sembra proprio ignorare il termine evoluzione, al di là del fatto che sembra anche ignorare un altro aspetto importantissimo, che è quello dello spirito guida, perché in una medianità lo spirito guida non deve assolutamente mancare, perché è quello che scherma il canale medianico. Che scherzi, e impedisce proprio il E fatto di impedisce che passino personalità di livello basso, logicamente, che sono qui che passano vicino a noi, perché intanto che noi parliamo, e che in questo momento in cui io parlo, in questa stanza, ci sono tantissimi esseri spirituali. beh, anche da questa parte, guarda, Sì, certo, di tutti i tipi, diciamo, no? Di tutti i tipi. certamente, se non ci Quindi. fossero i nostri spiriti guida che fanno da schermo, sarebbe abbastanza complicato e difficile, specialmente per chi si occupa di queste tematiche, capisci? Certo, No? È cioè sempre un il rischio. contattare direttamente le anime e il mondo spirituale senza la schermatura è estremamente pericoloso, Sì. perché diciamo che sono energie anche di livello più basso che vanno ad interagire direttamente con il medium, quindi il medium, essendo un trasmettitore di energia, quindi nel momento in cui il medium canalizza, c'è uno scambio energetico tra il medium e la personalità che si sta manifestando. La personalità che si sta manifestando, se è di basso livello, potrebbe interagire con il medium anche fino a farlo malare. Infatti, tra l'altro è estremamente pericoloso per chi non è preparato quello di fare sedute spiritiche così solo per puro Sì, divertimento. magari per curiosità, perché. È pericolosissimo da questo punto di vista. Ecco perché sono importanti proprio i nostri spiriti guida, che sono poi fondamentalmente i nostri angeli custodi. Quindi per Certo, noi abbiamo anche il nostro spirito certo. guida. Poi chiaramente se tu impari a comunicare col tuo spirito guida, lui diventa una sorta di alter ego. Io al mio spirito guida chiedo tutto perché logicamente nel momento in cui penso, sento questa interazione di un altro pensiero che va ad interagire con il mio, ad interferire con il mio, Quindi anche nelle cose, diciamo, banali della vita materiale, il mio spirito guida mi dà delle indicazioni, perché è diventato siamo un tutt'uno, no? Nel senso che non è che mi parla solamente di cose di livello filosofico, mi parla anche di cose banali. Alle volte io gli chiedo: ma farò bene a fare questa cosa? Adesso magari tu sorriderai, faccio dell'ironia, ma quando io metto nel forno la torta, io dico: la torta è pronta e la tiro fuori perché sento che è pronta e non mi sono mai sbagliata. Ho capito. Perché cioè, io sento ok, no? Mi dà un ok, quindi vuol dire cioè, ormai ho imparato a distinguere quello che è la mia mente da quello che è lui, e quindi logicamente poi lui ha sempre la meglio, no? Perché alle volte dico: ma sì, de devi proprio avere ragione tu, perché mi fa capire che alle volte faccio delle. Penso anche delle sciocchezze, no? Perché la mente è limitata, tutti abbiamo una mente limitata, tutti sbagliamo. Chiaramente. Senti, ma io adesso colgo una domanda dei nostri amici, cioè i Sì. quali chiedono, sì, d'accordo, molto interessante questo, ma ci dai un input per come poter contattare il nostro spirito guida? In realtà noi tutti siamo sensitivi, come possiamo iniziare? Primi passi, Questo dai. non è semplice perché io faccio anche questo seminario, adesso lo faccio in 3 giornate, 3 giornate in cui parlo di, diciamo, c'è una parte teorica e una parte pratica. Diciamo che la parte teorica è la base da cui partire, alcune cose le abbiamo dette già anche in questa intervista.
com'è la nostra mente, dov'è il nostro spirito, come si evolve, come si lavora su se stessi, cos'è la meditazione attiva, che poi è il percorso di consapevolezza, in altre parole, no? Certo. E poi l'altro aspetto, la parte pratica, è la sperimentazione, che, come ti dico, è banale la sperimentazione, sono i classici esperimenti, per dire, no? Alcuni li faceva anche Roll, cioè cercare di indovinare delle cose, cercare soprattutto di essere, entrare in empatia con una persona, e sicuramente si deve fare con persone che non si conoscono, prevalentemente che non si conoscono, perché nel momento in cui tu fai questi esperimenti è solo da lì che capisci se parla la tua mente o parla il tuo spirito guida. Quindi sono esperimenti di chiaroveggenza, sono esperimenti di lettura della psiche di una persona che non conosci, del destino, di eventi futuri. Devo fare una visita da un medico, che cosa mi dirà? Ecco, no? Tutte cose che sicuramente il mio spirito guida saprà, ma che io non so, e che io posso chiedergli e poi vedere se ho verificare se è vero che è lui che mi ha dato. Sono momenti della giornata in cui siamo un po' più recettivi, perché chiaramente durante nel periodo di veglia, diciamo così, è estremamente difficile riuscire, a meno che non si è dei medium come te, riuscire, come dire, a schermare la nostra mente dai mille pensieri che ci attraversano per poter. Sì, nel dormiveglia vuoi riuscire ad avere grandissime intuizioni, perché la tua mente è un po' più addormentata, no? Perché il problema qual è quando si comunica con lo spirito guida? Il problema è distinguere quello che dice lui da quello che dice la mente. Perché la mente è condizionata, è schematica, e quindi se tu fai una domanda allo spirito guida risponde subito la mente. È evidente. E quindi è per quello che ti dico, bisogna fare tanta sperimentazione. Io ho fatto anni di sperimentazione. Tu pensa che sono già 20 anni che faccio comunicazioni e ancora chiedo alle persone se la mia lettura è giusta. Certo. Qui l'ho fatto anche con te, no? Ricordi? Cioè, ti ho detto canalizzami questo, canalizzami quell'altro. Io ti ho detto, ma lo riconosci? È proprio lui? Certo, sì. Quindi, me lo ricordo perfettamente. La sperimentazione è importantissima. È chiaro. Senti, siamo quasi arrivati alla conclusione della nostra chiacchierata, siamo quasi a un'ora. Noi naturalmente ci rivedremo, ci risentiremo il prossimo mese, immagino che i nostri amici quella cosa possa piacere, insomma, anzi vorremmo avere da parte dei nostri amici all'ascolto il loro feedback, e se ci sono effettivamente delle domande che possono rivolgerti, lo possono appunto scrivere nei commenti al di sotto del nostro post, e in modo tale che il prossimo appuntamento, che sarà ovviamente il prossimo mese, noi potremmo rispondere esattamente a quello che desiderano i nostri amici. Volentieri, perché questa qui è una corrente nuova che vedo che sta avendo un buon riscontro, perché vedo che le persone che mi chiamano si rivolgono a me soprattutto proprio per conoscere se stesse, e questo mi fa molto piacere, perché stanno aumentando. È ovvio che è sempre un percorso di nicchia, perché chi si rivolge ai medium nella maggior parte dei casi sono persone appunto che hanno perso qualche persona cara e vogliono contattare quella persona, e qui ci sono, diciamo, tante medianità sulla piazza, interessanti, persone brave, preparate, però quello che faccio io è diverso, nel senso che
il compito mio, la mia funzione attraverso la mia medianità è quella di aiutare le persone a conoscere se stesse. E questo mi pare molto estremamente importante, guarda. Ecco, quindi mi fa piacere che molte persone mi chiamino e mi dicono: io voglio proprio parlare con una persona come lei, perché io glielo dico, sono sempre molto chiara, perché succede qualche volta che chiedono: voglio contattare il defunto tale. Allora io dico: guarda, non si tratta di mettere giù un gettone e parlare con il defunto. Io ho questo tipo di comunicazione, posso fare questo, poi dopo posso anche contattare l'anima che tu vuoi. Però in prima battuta parliamo col tuo spirito guida. Perfetto. Letizia, non mi resta altro che ringraziarti e ovviamente salutare e salutarti, ringraziarti per il tempo che ci hai dedicato e darti appuntamento appunto al prossimo mese. Stabiliremo come e quando con il nostro mio regista Enrico. Quindi, molto volentieri, salutiamo. Io ti saluto, poi noi siamo sempre in contatto e ringrazio anche Enrico per averci dato questa opportunità e auguro a tutti buona serata. Ciao. Ciao.